Il Valhalla richiede la volontà di accettare i fastidi. Ogni battaglia è un'opportunità, non credi? Stai migliorando sempre di più. Ti stai addentrando nelle profondità del Valhalla. Bravo. Sigrun, cara, dato che Kratos e io abbiamo vagabondato un po', per così dire, vorrei sapere come se la passano i regni. Beh, da quando io e le mie sorelle siamo tornate ai nostri doveri, le anime dei dannati non si trovano più negato l'ingresso a Helheim. Quindi... Niente più Hellwalker che vagano per i regni? Fantastico! Non dico che non ci siano più Hellwalker nei regni, ma sono meno. Rasvelger sembrava compiaciuta, o così mi è parso dalla sua espressione. Figlia surrogata, un vaso pieno di orrori. Questo sembra importante. Questa è la storia del tuo fabbro, vero? Sua figlia era la chiave e lui è morto proteggendola. Proteggendola da me. Aprì quel vaso. Cercavo il modo di uccidere Ares. E ciò che ho liberato... ha fatto impazzire tutti gli dèi. Grazie ancora. Zitta, testa. Che sfortuna. Più tempo passo nel mio Valhalla, più tu devi passare il tempo con lui. Kratos, conoscevi bene la figlia del fabbro? Pandora. Mi ricordavo la figlia che avevo perso molto tempo prima. Mi dispiace, Kratos. Nonostante la sete di vendetta, non penso volessi farle davvero del male. Pandora era innocente. Il modo in cui vedeva le cose. Mi capiva. Quando pochi ci riuscivano, non meritava di essere una pedina sacrificabile per gli dèi. Percepisco il tuo rimpianto, ma grazie per esserti permesso di ricordarlo. È importante.
altri nemici nascosti nella nebbia, immagino. A sinistra, fratello! Fratello, questo bastardo sta per esplodere! Bifrosto ovunque. Tyr, prima mi hai parlato come se io volessi essere un capo, come se fossi qualcuno da seguire. Le tue autocritiche, valide o meno, sono ben rappresentate nel Valhalla. Non è un caso che la tua mente ti abbia mostrato quel trono. È più di un simbolo. È una sfida a rivedere le tue posizioni in merito. Mimir ha ragione. Hai il potere e, credo, la saggezza per ridefinire che cosa significhi per te. Esercita tale potere dimostrando a te stesso che il trono non ti cambierà, non ti renderà un'altra persona. Non se sai chi sei e perché ricopri quel ruolo. Go!
tu e Sigrun. Sto ancora aspettando di sentire che cosa le hai detto. A mia difesa le ho solo riferito ciò che stavo pensando. Le ho detto che i miei sentimenti per lei erano profondi quanto il regno di Ran e fin dalla prima volta che l'ho vista. Ma poi ho avuto una specie di rivelazione. Un'improvvisa e fredda consapevolezza che era assurdo pensare che io, così come sono, fossi abbastanza per lei così com'è. Quindi le ho detto che non potevo darle ciò di cui aveva bisogno. Ora io sono furioso con te. Giusto, fratello. Me lo merito. Lavoro. Il Valhalla ne sarà felice. Pronto per passare alla prossima area? Siamo pronti. Come on!
cosa ti serve uno scudo se non lo usi? Bruna Fripon! Sono qui per illuminarti la giornata. Blateri tanto di quanto siano malvagi gli dèi, però sorvoli sempre sul fatto che hai dato loro un bel aiutino. Aprire il vaso era il piano di Atena. Non immaginavo le conseguenze. Stai dicendo che ignoravi le conseguenze di fidarsi di Atena? Sarebbe una battuta, Kratos, perché devo ammettere che è esilarante. Siamo sinceri, Kratos. Che tu sospettassi quali sarebbero state le conseguenze o meno, non puoi venirmi a dire che te ne saresti preoccupato. Volevi avere il potere di uccidere Ares, e in virtù di questo hai giustificato tutto il resto. Alla fine, questo è il tuo codice morale, dico bene? Immaginare che tu ricopra di nuovo una carica di solenne responsabilità metafisica, che tu sia una figura fidata, venerata... Hai una bella faccia tosta a pensare di essere una cosa del genere. Ci sarebbe da ridere se non fosse tragico. Che carino. Non penso proprio che tu possa tenerla al sicuro, sai? Credo che sia d'accordo con me. Cosa sceglierai, Kratos?
Caricando! Il tuo bersaglio è ancora vivo e vegeto! Hai ucciso chi ti è stato detto di uccidere! Yuppie! Terreno!
Liberati, mezza sega! Sei ancora un mostro! Ti avvicino mai. Sta caricando. A destra. Faresti meglio a sbrigarti. Più tempo ci metti, più i nemici diventano forti.
Scudo, colpisci! Ora! Bravo, perdi pure tempo. Ti piace proprio fare fatica. Liberati, amico! Ce l'hai fatta, Kratos! Il Valhalla apprezza la tua dedizione alla violenza. Uccidere qualsiasi cosa faccia quel suo! Non prendere decisioni affrettate solo per me.
Ben fatto, Kratos. Ho ancora un'arma che voglio mostrarti. Penso che ti piacerà, se così si può dire. Usa le armi! Combatti! Preparati! A destra non brilla! Combatti! Che ti abbiamo visto aprire. Che cosa conteneva esattamente? Paura, inganno, vanità, odio. Amplificando cose che gli dei già possedevano. Che altro c'era, Kratos? In arrivo! Preparati! Occhio! Dai!
dai! Molto bravo, così si fa. Riprenditi, Kratos. Combatti! A cosa ti serve uno scudo se non lo usi? Non ti distrarre! Preparati! Questa l'ho sentita! Difenditi! Basta, Kratos. Mi arrendo. È stata dura. Vediamo cosa ha elaborato alla tua mente. Quando i mali sono emersi dal vaso, sul fondo è rimasta la speranza che tu hai scelto di liberare nel mondo. Sì, dopo tutto ciò che hai fatto, ti sei sacrificato ancora una volta. La mia morte sarebbe stata giusta, ma non era il momento. Sì, sei sopravvissuto. E da quel giorno la speranza vive nel tuo cuore. Hai riportato la speranza in questi regni dopo molto tempo. Vaso o non vaso, Kratos, speranza, paura, amore e odio esistono in ognuno di noi. La vera domanda è: quale emozione lascerai che guidi le tue azioni? Ogni scelta che facciamo plasma il nostro mondo. Ciò che dici è vero. E? Credo di essere pronto a varcare quella porta. Ottimo. Cosa posso dirti? Ricordo che cosa ho provato sedendomi su quel trono.
cosa implicava e cosa invece no. Un dio della guerra, un dio del dolore, della sofferenza, della distruzione. Le norme dissero che cercavo una redenzione che so di non poter meritare. Questo cosa mi rende? Dio dei folli. Un dio di... speranza. Quando tutto è perduto. Tu hai perso tutto. E tutti. E sei diventato. Nessuno ti perdonerà. Hai scelto. Come te. Non lo so. Però io lo spero. Tu sei crudele, arrogante ed egoista. Ma tu sei più di questo. Tu sei sempre stato più di quello che vedono gli altri. Tu sei più di questo. Sono perso tutto. Trovato quello che cercavi? Bene, fratello. Qui abbiamo finito, quindi... che facciamo ora? Ora? Credo che... resterò seduto qui per un po'.
generale. Non avevo alcun dubbio che ce l'avresti fatta. Congratulazioni. Spero che il Valhalla ti abbia dato ciò che cercavi. Guarda un po' chi ritorna dal cancello principale. Deve essere successo qualcosa lì dentro. Lo prendo come un buon segno? Freya, verrò con te. Proverò a essere ciò di cui ha bisogno la gente. Bene. Mi fa piacere sentirlo. E che tu abbia trovato ciò che ti serviva qui. Non ce l'avrei mai fatta senza i miei amici. Vi sono grato. Il Valhalla è a tua disposizione, Kratos. Se vuoi riflettere su altro, ora o più tardi, saremo lieti di aiutarti. Un omaggio. Esiste un'arma segreta che trasforma ogni sfida in una vittoria. La tua capacità di adattamento. Ora ti racconto il resto della mia storia, se ti va. Ti ascolto. Se ti ricordi, mio padre si ammalò. Stava male. Era una malattia sconosciuta. Proposi di chiamare il guaritore magico della città, ma mio padre rifiutò. Secondo lui solo le erbe potevano aiutarlo. Puoi immaginare come finì. Se ne andò prima della primavera. Ero devastata. Iniziai a odiare la filosofia di mio padre e cominciai a curare la gente solo con la magia. Rifiutavo ciecamente l'erbalismo. Credevo che con lui avesse fallito. Incolpavo la sua fede per la sua morte. In realtà, passavo da una visione limitata a un'altra, ma allora non lo capivo. Per il momento può bastare. Abbiamo fatto molto, ma c'è altro che attende.
Kjaltmeier. Per te. Non arrenderti. Il Valhalla ti ricompenserà. Torno alla storia? Ti ascolto. Dunque, ero proprio una vera calamita per le risse. Se non le iniziavo io, ero comunque la prima a unirsi. Forse è colpa dell'acqua di Asgard, ma mi sembrava dovessi sempre combattere per qualcosa. Immagino mi servisse quella furia per restare vigile, per sentirmi viva. Non ce la facevo. Né la paura né il buon senso potevano fermarmi. Mi guadagnai una certa nomea, e questo diventò un problema. Un famoso bulletto che avevo umiliato se la legò al dito e tentò di rintracciarmi. Scoprì fin troppo facilmente chi ero e dove vivevo, e decise di darmi una lezione. Continueremo quando farai altri progressi. Puoi commerciare con il Valhalla stesso.